Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video spacchettamento. Mi è appena arrivato un pacchettino davvero piccolino di un piccolo ordine che ho fatto da Freak Emporium prima della chiusura per le ferie. Insomma, mi sono data una mossa. Sono di nuovo in giardino, visto che la postazione nell'ultimo video vi era piaciuta un sacco, soprattutto per la luce, e quindi ne approfittiamo e la registro di nuovo qui. All'interno ci sono anche delle cosine di Sparkle Treasure Shop che ho acquistato e mi sono fatta mandare in un unico ordine collettivo, che ricordo potete fare anche voi. L'importante è che contattate prima di far l'ordine una delle due. All'interno del pacchetto ci sono i due mini pacchetti, uno di Sparkly e uno appunto di Freak Emporium. Qui ci sono entrambe le fatture per i due ordini e andiamo a spacchettarli tutti e due. Andiamo ad aprire quello di Freak Emporium. Vediamo, anzi vi faccio vedere tutto quello che appunto ho preso. Ta-da! Allora, questo è il bigliettino da visita del Freak Emporium. Sta volando tutto perché oggi c'è un venticello freschissimo, bellissimo. Infatti spero non si senta troppo il rumore del vento. Questo è il bigliettino di Freak Emporium. Ormai lo conoscete, ve l'ho fatto vedere così tante volte. E ho preso un po' di stampi nuovi, soprattutto quelli della mia base cameo preferita, che ormai avete visto, sto amando tantissimo, che in particolare è questa qui, stampo e silicone cornice vittoriana per pasta polimerica. Ho preso quello per pasta polimerica, perché voi potete scegliere al momento dell'acquisto vari tipologie di gomme, perché quella per pasta polimerica, che va benissimo anche con la resina, è più rigida e mi sto trovando molto molto meglio. Ed è come riferimento il numero 2627. Anche se l'avete vista già nei miei altri video, ve la apro per farvi vedere com'è. È esattamente questa qui. Spero che non ci stia arrivando troppa ombra su, però è questa qui ed è davvero perfetta proprio alla forma. Ed è perfetto lo stampo, è fantastico, guardate, sembra fatto, ma secondo me l'ha fatto proprio Flavia apposta, perché Flavia è un mito per queste cose, ha un occhio veramente assurdo. Quindi ho preso questo qua e ne ho preso un bel po', perché c'è questo qui, questo, e sono due, 3 e 4. Praticamente ne ho presi 4 di questi perché mi servono tantissimo e volevo riuscire a colarne un po' di più, quindi adesso praticamente ne ho 5, non 4 con l'altro che avevo preso già l'ultima volta. Poi qui c'è un omaggino bellissimo che tra l'altro è uno stampo, vado a tirarlo via per farvelo vedere bene, ed è l'omaggio che la mia dolcissima Flavia ha deciso di mandarmi. Andiamo subito a vederlo per bene. Oh, guardate che carino! È uno stampo di queste alucce, tutte carinissime, di varie dimensioni. Infatti guardate, ci sono anche quelle stra piccoline, quelle un po' più grandi, e poi vedete, andiamo a scalare su tutte le dimensioni ed è bellissimo, è stra bello. Grazie, grazie Flavia, grazie, bellissimo. Queste tra l'altro hanno la dimensione giusta per molte delle mie bamboline, quindi potrò finalmente farle in resina e utilizzarle per qualche bambolina. Grazie, grazie di cuore, bellissimo, grazie, grazie, grazie. Ormai non so più che cosa dire, ogni volta sono le ragazze più dolci del mondo loro due, ma veramente le amo tantissime, questo è fantastico, grazie, 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 grazie. E poi ho preso questo pacco convenienza dei Biles, non so come si chiamano, in tono ottone, sono 50 pezzi e sono quelli che io uso dietro le basi in resina, questi qua. E niente, siccome erano tantissimi pezzi e costavano poco, non mi ricordo, non so se posso farvi sapere il prezzo, ma forse costavano sulle 3 euro circa. Non posso dirvi il prezzo perché non c'è scritto, ma dovrebbe essere sulle 3 euro circa. Sono tantissimi tantissimi pezzi e sono più piccolini degli altri. Sono così. Però secondo me voi ci attaccate alla base qui, il gancino c'è e si vede ed è bene, sta bene tranquillo, quindi secondo me possono andare benissimo anche questi. Comunque vi faccio sapere come mi troverò anche con questi qui, che effettivamente sono più piccolini, però secondo me vanno benissimo. E appunto ce ne sono tanti 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 tanti. Quindi adesso andiamo a vedere quello che invece ho preso da Sparkle Treasure Shop. Questo è stato tutto quello che ho preso da Freak Emporium. E qui dentro ci sono gli altri così. Ta-dan! Allora, prima cosa da dire, la mia dolcissima Giulia finalmente ha realizzato queste bustine totalmente
sparkle sul shop, perché si è fatta realizzare, ho realizzato lei, ora adesso non ricordo, ma comunque ha fatto questo upgrade e i suoi packaging sono tutti personalizzati, sono la cosa più bella del mondo veramente. E tra l'altro qui ci sono tutte le avvertenze: tenere lontano dalla portata di bambini, non inalare, non ingerire, usare protezione adeguata quando si utilizza, lavare la parte esposta con acqua e sapone, usare con cautela vicino agli occhi. Fantastica, fantastica. Queste due ragazze sono veramente una cosa assurda, sanno come lavorare e stanno realmente dando forma ai loro sogni e anche ai miei. E la prima cosa che ho preso è questo pigmento qui, che ora apro e vi faccio vedere. Allora, il pigmento è proprio contenuto così, perfetto, bellissimo. Tra l'altro queste qua me le conservo. Oddio, guardate che bello anche il dentro. No, vabbè, fantastico, sono rimasta scioccata. Praticamente quando lo aprite dalla bustina, questo qui che contiene il vostro prodottino, lo aprite, c'è il logo di Sparkle Dressel Shop, che tra l'altro amo perché, cioè, amo follemente. E qui dentro c'è scritto quel prodotto che appunto c'era all'interno, che quello che ho preso io è l'Holo Shell Pink, ovvero il pigmento olografico rosa conchiglia di Shell Pink, e sono 10 grammi come al solito. E guardate quanto è bello. Adesso non c'è molta luce, quindi forse non si vede tantissimo, ma adesso vi faccio subito vedere come si presenta la luce del sole. Purtroppo c'è pochissima luce di sole oggi perché ci sono dei nuvoloni assurdi e non riesco a farvi vedere bene le luccicosezze, io mi invento sempre termini nuovi, che fa questo pigmento, ma vi assicuro che è qualcosa di assurdamente bello. Vi faccio anche vedere i nuvoloni. Si sono proprio spostati della serie: no, Nina, non puoi usare il sole. Lì ce ne sono pochi. Lì c'è il sole. È troppo bello, troppo 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 bello. Poi l'altro che ho preso è questo qui. Oh, questo si vede già dalla bustina, fa un sacco di luce, e di cui vi dico subito il nome perché non mi ricordo sempre precisamente tutti i nomi, ho una memoria cortissima, però mi piaceva tantissimo la tonalità di questo bel blu, era davvero davvero troppo troppo bella. Stessa cosa, bellissimo packaging. Questo è il prodottino ed è praticamente il blu Xanadu, ed è sempre un holo glitter. Questo qua invece è proprio glitter, non pigmento, e quindi è un glitter olografico. E guardate quanto è bello, è veramente bellissimo, mi piace da morire proprio il colore che ha. Anche questo adesso insieme a quello rosa ve lo farò vedere alla luce del sole, però è davvero qualcosa di spettacolare, guardate quanti giochi di luce fa. Questi sono invece i glitter olografici, quelli blu Xanadu, che sono veramente qualcosa di assurdo. Bellissimo, veramente bellissimo, questi due li desideravo tantissimo. E qui dentro ci sono il bigliettino da visita e degli omaggi, oh mio Dio, come al solito. Giulia e Flavia sono le mie, non lo so, fate madrine, le chiamerei ormai. Questo è il bigliettino da visita di Sparkle Dressel Shop, ma ormai lo conoscete. Bellissimo come al solito. E mi ha mandato in più questi due, che sono credo proprio dei pigmenti olografici, tutti e due di colori bellissimi, che lei sa che amo e che tra l'altro mi mancano, quindi non ti preoccupare Giulia perché prenderò anche questi. E mi ha mandato questo, che è tutto sul color lavanda direi, è bellissimo, vi faccio vedere anche questi adesso alla luce del sole. E poi c'è questo qua che invece è sul fucsia ed è fantastico, è bellissimo bellissimo bellissimo. È troppo troppo bello davvero. E questi due che vorrei farveli vedere meglio, però appunto come ho detto prima non c'è più il sole, sono gli altri due polveri olografiche, sono bellissime. Comunque ve le farò vedere benissimo, meglio magari nelle stories su Instagram. Vi faccio vedere tutto alla luce del sole. E questi qui sono stati appunto
gli acquisti che ho fatto invece da qualche treasure shop. Mi sta volando tutto quanto, quindi mi devo muovere. Tra l'altro sta tornando il sole, non so con che luce, ma vi farò vedere bene adesso, perché voi le avrete già viste le clip, spero, ma io invece le devo ancora registrare. Ma comunque questo è stato l'ordine che ho fatto da Freak Emporium e da Sparky Treasure Shop. Come al solito ringrazio Flavia e Giulia, che sono sempre dolcissime con me, mi riempono di regali, di omaggi, e sono due ragazze veramente da un cuore enorme che non vedo l'ora di conoscere di persona. Spero che tutti gli acquisti di oggi vi siano piaciuti, vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Stavo per rientrare dentro casa e il sole è uscito proprio in quel momento e ora posso finalmente farveli vedere per bene. Guardate, ecco, quello rosa adesso si vede tutto quanto. È la cosa più bella del mondo, sono bellissimi. Sono davvero troppo belli. Questo è il blu Xanadu, questo è lo Shell Pink e questi due sono invece quelli che mi ha mandato in più di colore. Adesso non so dirvi il nome, ma magari scrivetemelo con un commento se volete saperlo mentre che vedete il video, insomma, e ve lo faccio sapere lì. Sono la fine del mondo, veramente. Grazie Sole di averci graziato. Grazie.